Salve bibitine e bibitini e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui in questo contenuto extra perché è appena uscito il trailer della nuovissima live action di One Piece fatta da Netflix. Ho le aspettative un po' così, diciamo che sono sia emozionato che terrorizzato all'idea di vedere un contenuto di una portata così grande, perché One Piece è un manga essenzialmente enorme, fatto però sotto forma di live action da Netflix. La cosa mi terrorizza parecchio, però direi, bando alle ciance, di andarci a gustare tutti insieme appassionatamente e poi trarre le somme. Eccoci qui, let's go! Fin da quando ero bambino, il mare mi ha chiamato. Quindi, voglio inseguire il mio sogno. Diventerò il re dei pirati! La voce non mi fa impazzire. Mi serve solo una ciurma fidata. Credo che insieme saremmo una bella squadra. Siamo diretti verso la rotta maggiore. Un tratto di oceano insidioso, con isole più grandi e pirati più cattivi. Un po' d'attenzione. Io non lavoro per te. Percepisco una certa tensione in questa ciurma. Non siamo una ciurma. Non navighiamo insieme da molto, però ci guardiamo alle spalle a vicenda. Pistol! Tutti i grandi guerrieri annunciano le mosse finali. No, non lo fanno. Allora, diciamo che ho abbastanza delle perplessità, anzitutto sulla CGI, che non sembra assolutamente il massimo, ma c'hanno comunque tempo di rifinirla, assolutamente. Tipo il mostrone qui, si vede lontano 370 km che è finto, però ripeto, non ci si può neanche troppo lamentare. In altri punti invece l'ho trovata molto fatta bene, come per esempio durante il Gangnam Pistol di Ruffy, mi aspettavo molto peggio sotto quel punto di vista. Perché l'animazione comunque non è fatta male, non sembra così finto il pugno come il mostrone, quindi sotto questo punto di vista sono abbastanza tranquillo. Un'altra perplessità che ho avuto è quella del character design, perché palesemente se guardate queste immagini non vi dà l'idea di essere un prodotto ufficiale di Netflix di One Piece, con tanto di supervisione di Eiichiro Oda. I costumi sono quelli che potete trovare durante le produzioni dei fan, oppure il dettaglio del costume è quello anche dei cosplay, di cosplay fatti molto bene, però non mi danno l'idea di un qualcosa di ufficiale, di un qualcosa di fatto bene con un budget così ampio come Netflix ha dichiarato. Quindi non lo so, sono molto perplesso. Anche il design di Buggy non mi è piaciuto più di tanto, per quanto sia molto fedele al manga, e mi aspettavo in questo caso, essendo un personaggio molto sopra le righe in termini di design, un qualcosa di un pochino più semplicistico, che andasse, non dico a snaturare il personaggio in sé perché sarebbe sbagliato, ma a renderlo meno poco credibile. Ecco, qua se voi lo vedete sembra veramente uno di quei popi popi usciti dal circo che non hanno niente da dire se non fare quelle due cazzate. Non che Baggy sia un personaggio serio, almeno adesso nel manga, ma all'inizio era dipinto proprio come un villain molto molto pericoloso che ha messo Ruffy e Co in difficoltà. Per il resto, Emily Rudd come Nami secondo me ci sta veramente tanto, lei è una bellissima ragazza e ci sta bene in questo ruolo. Taz Skylar come Sanji ci sta veramente bene in questo ruolo, anche in questo screen che vi ho fatto vedere è molto credibile, diciamo, come personaggio, sicuramente più di Ruffy e Zoro. E anche Usopp, del quale non sono riuscito a trovare un bellissimo screen, scusatemi, è molto molto figo e fatto bene. Diciamo che le perplessità sono più che altro per Ruffy e Zoro, gli altri tre personaggi secondo me sono veramente rappresentati abbastanza bene, diciamo, in questa live action. Quindi per concludere diciamo che ci sono tantissime perplessità per quanto riguarda questa live action. Non voglio partire prevenuto, anche perché ripeto ho un discreto hype anche vedendo questo trailer, però ci sono tante di quelle piccole cosine che mi hanno fatto un pochino storcere il naso. Vedremo, perché comunque tempo di aggiustare la CGI c'è, qualcosa di positivo ho visto, come per esempio alcuni character design, alcuni personaggi che sono fatti davvero bene, però c'è ancora tanto da migliorare. Vedremo quando la stagione uscirà cosa succederà. Detto questo, il video si può concludere qui. Vi ricordo che in descrizione potete trovare tutti i miei social. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanellina e noi ci vediamo alle 2:30 del pomeriggio in un prossimo video. Sempre quest'oggi, sempre di domenica. Ciao!